Benissimo, benvenuti, eccoci arrivati al terzo punto, terzo video, in cui finalmente sentiamo di autenticarci, verificarci. Proviamo a farlo con Google Plus, non con una credit card, quindi proviamo con Google Plus. E ecco, con Google Plus, qui cosa ci chiede? Ci chiede se, in realtà questo è Cloud Party che sta chiedendo a Google di usare il suo sistema di autenticazione. Ma questo cosa vuol dire in pratica? Significa che, come ci sta dicendo questa applicazione, lui, Cloud Party, vorrebbe sapere le informazioni base, quindi vuole sapere insomma come ci chiamiamo e la lista di persone a cui siamo connessi. Perché? Perché cerca, poi lo vedrà al punto terzo, eventualmente di comunicare qualcosa dicendo semplicemente per motivi di marketing: guardate che Salazar si è connesso a Cloud Party, quindi poco più di questo. Vuole anche conoscere il nostro mail address effettivo, e vabbè. E poi possiamo dire noi se vogliamo che a quali persone insomma ci dica qualcosa. Se noi diciamo solo te, direi che siamo abbastanza al sicuro, no? Cioè, quindi qui dovrebbe usare non più di quello che ci si aspetta. Proviamo a vedere invece quali sono le cose che ci si chiede, che chiederebbe se entrassimo con Facebook. Se entrassimo con Facebook, quindi bisogna accedere. Quindi proviamo a accedere, facciamo la stessa cosa anche con Facebook e vediamo che cosa sta chiedendo, quali sono le cose che sta chiedendo. Niente, con Facebook in realtà dovrebbe aver. No, ecco, perché questo è un utente già associato, perché l'avevo già associato con un altro alt. Torniamo allora a fare la nostra verifica più semplice, quindi ci connettiamo, diamo questi diritti con Google Plus. Ok, se tutto va a buon fine. Ok, a questo punto io dovrei essere effettivamente avere la possibilità di fare le build. Per vedere se riesco a fare build, basta che clicco sul mio cellulare e poi clicco su build. Ed ecco, no, adesso non ho permessi di costruire in questo posto, però vedete che non mi ha più mandato a stendere. Quindi faccio B di nuovo per uscire dal build e provo a tornare in un posto in cui io posso buildare. Allora, i posti in cui posso buildare sono tendenzialmente le sandbox, tipo le Orientation Island in cui sono entrato all'inizio, quindi vado su Navigation, Personal. Mi vede i posti che potrebbero interessarmi, quindi i posti che potrebbero interessarmi sono. Allora, qui mi sta dicendo dove sono in questo momento. Qui mi sta facendo vedere la Starting Island dove sono entrato e poi mi sta facendo vedere Serene Springs dove io ho casa. E mi sta vedendo anche da chi sono popolati. Qui c'è una certa Catherine che si è andata a messa. Quindi io in ogni momento posso ritrovare la mia casa semplicemente andando dentro. Qui navigation e poi vado sui personal e a questo punto posso andare a casa mia, Serene Springs. Quindi andiamo a casa. Quindi, avendo detto Serene Springs, dobbiamo cercare la casa di. Dobbiamo cercarla. Eccola qua. Dovrebbe essere qui il Salazar testo, non c'è un nome, non so perché, comunque è questa qua. Andiamo a casa nostra, vedete che non c'è quasi niente in questa casetta, la riconosciamo perché è casa nostra. Ora qui possiamo comprare, possiamo fare un po' di cose. Allora, cominciamo a vedere delle cose elementari, quindi usiamo il build, non questo build che è un pochino. È semplice da usare, ma non è quello più potente che ci permette di lavorare. Andiamo semplicemente col B. Ecco, vedete che a questo punto, quando faccio B, mi compaiono delle reti attorno a me, cioè che mi fa vedere dove io posso costruire. È una specie di cubo
Io a mia volta mi posso allontanare e gli altri mi vedono come una specie di nuvoletta. Ma qua fondamentalmente io vedo i limiti, cioè quanti oggetti ho messo e quanto è il massimo posso metterlo, quanti oggetti grossi ho messo e quanti oggetti grossi al massimo possono esserci e quanti oggetti dinamici. Dinamici vuol dire che hanno script dentro o che sono fisici. E quanti triangoli posso mettere in questa terra? E ne ho già messi 3030. Se volessi capire di tutti gli oggetti quali sono e dove sono, basta che clicco qua sopra e vedete che mi compaiono, vedete che ho tre oggetti fondamentalmente, quindi mi compaiono gli oggetti distinti, sono tutti prefabbricati, gli oggetti distinti per il nome del prefabbricato, come cartella, quindi sono quattro oggetti, infatti lo sapevamo perché erano... Sono tre grandi più due, di cui due grosse, quindi dovrebbe essere in teoria tre, però lui me ne dice quattro, probabilmente perché c'è qualcosa di sistema. Cliccando qua me li fa vedere tutti in modo tale che li posso vedere, quindi mi fa vedere il contributo organico di tutti questi. Quindi, ad esempio, questo qua mi fa vedere le coordinate facendo select. Poi dovrei ovviamente girarmi per vedere se mi ha selezionato qualcosa. Questo qui potrebbe essere lui, non so. Quindi a seconda di quello che clicco posso selezionare un oggetto piuttosto che un altro. Ecco, vedete, questo qua è l'ultimo qua, Select, è l'oggetto che ho appena creato. Ora, quando ho selezionato un oggetto, vedete che compaiono delle frecce che mi permettono di spostare l'oggetto. Quindi anche qua rosso lungo la X, verde lungo la Y e Z lungo la Z in alto. Vedete che l'oggetto si sposta a spezzoni. Perché si sposta a spezzoni? Perché questo è controllato dallo snap, che sarebbe l'equivalente della grid. Quindi se io clicco se io non voglio lo snapping, clicco qua e lo snapping viene disabilitato. Vedete che le frecce non hanno più le tacche. E quindi posso muovere l'oggetto in maniera un pochino più lineare. Se io voglio a questo punto ripristinare lo snap, clicco qua e poi aumento, vedete, un quarto di metro e via discorrendo. Ecco che abbiamo finalmente un guest, quindi possiamo vedere come, se riusciamo a parlarci, così vedete tangibilmente una prima se no, scappa. Vabbè, scappa. E ci vediamo in un altro modo. Ah, un altro modo per lavorare sugli oggetti è selezionare col tasto destro un oggetto, dopodiché si vede What is this? E ci dice chi è che l'ha fatto, di quanti triangoli è composto e così via. Oppure faccio tasto destro Edit e facendo in questo modo abilito, vedete, la parte di editing. Ora, aprendo la parte di editing, abbiamo visto che possiamo alzare e abbassare l'oggetto, ma possiamo anche fare altre operazioni, come ad esempio la rotazione dell'oggetto. Vedete, possiamo ruotarlo. Ecco, possiamo ruotarlo in un senso o nell'altro. Quindi possiamo fare un po' di operazioni, CTRL Z. Dovrebbe agire anche questo per metterlo nella posizione e quindi abbiamo la possibilità di rotazione. Così come abbiamo anche la possibilità di fare la scala. La scala, vedete, permette di alterare le dimensioni, quindi restringerlo o allargarlo, tutte le dimensioni, oppure solo lungo una direzione. E quindi possiamo alterare in generale le caratteristiche di questo oggetto. Va da sé che quando le alteriamo abbastanza, ad esempio in questo caso qua, l'oggetto diventa anche, implicitamente potremmo anche entrarci dentro se riuscissimo, comunque è ancora piccoletto. Quindi torniamo all'edit di questo oggetto. E abbiamo visto quindi queste cose fondamentali, no? Poi abbiamo, questo qui era per l'incremento o decremento dello snap size, quindi questo fa, invece che un quarto di metro diventa,
Niente, non me lo fa fare. Ah, forse perché devo essere in move, ad esempio. In move. Ah, devo aver abilitato lo snap e poi faccio inc. Ecco, prima era disabilitato, ok. Quindi inc, quindi incremento, quindi vedete, posso avere uno snap al massimo a 2 metri. Quando lo snap a 2 metri, vedete che si muove soltanto di 2 metri per volta. Quindi abbiamo visto un po' queste cose base. Possiamo anche focus on selected, e questo è importante, ad esempio prima, quando abbiamo detto selezioniamo un oggetto. Per esempio, vediamo questo oggetto che c'ha tanti triangoli, no? Lo selezioniamo. Ecco, adesso lo vediamo che è praticamente il piano. Però se noi volessimo vedere dov'è, perché non ce l'abbiamo a vista, possiamo fare focus F e lui praticamente ci fa vedere con la visione, diciamo, più ci fa vedere più o meno l'oggetto che abbiamo selezionato. Dove si trova? Vedete che è quello lì. Quindi lo vediamo abbastanza da lontano. Comunque, facendo escape, torniamo e poi facciamo build e torniamo alla nostra fase. Andiamo sempre nel build che ci interessa molto. Allora, il build abbiamo visto che selezionando un oggetto potevamo modificarlo, possiamo anche copiarlo tra l'altro, no? Quindi avendo selezionato possiamo fare copy e poi possiamo trascinare e esce fuori una copia di quell'oggetto, quindi abbiamo due. Ma l'aspetto più interessante è che possiamo entrare nelle proprietà dell'oggetto che sono qua, object. E qui si apre tutto un mondo, perché vedete che l'oggetto possiamo decidere un sacco di sue caratteristiche. Questo sarà l'oggetto poi della quarta lezione in cui cercheremo poi di modificare lo script, cioè l'oggetto, metterci anche degli script, metterlo eventualmente sul marketplace e fare poi tutto il discorso di customizzazione, eccetera, metterci le mesh, cambiarle e via discorrendo. Adesso non entriamo molto nel dettaglio di questo, ma andiamo a esplorare meglio invece quello che è la libreria. La libreria L, tra l'altro noi facciamo escape B, usciamo dalla modalità build. Ok, mettiamocelo aperto. Se qui clicchiamo L, non entriamo in libreria, quindi dobbiamo fare prima B e poi L, ok. Allora, entrando in modalità L, libreria, abbiamo l'inventory visto nel modo più comodo possibile. Quindi vedete che abbiamo una serie di cartelle. Queste cartelle sono un po' simili a quelle di Second Life, però sono soltanto piatte, diciamo, c'è un solo livello, quindi qui potete avere una cartella, n cartelle che contengono delle cose, quindi queste sono delle cose che ho comprato sul marketplace a 0 lire e dollari, e questa è la paletta basica, quindi cliccandola mi vedete che posso prendere degli oggetti, e gli oggetti possono essere ad esempio un letto, una poltrona, quindi cliccando sulla poltrona, vedete che mi fa vedere qui che c'è la poltrona selezionata e poi posso disporla per terra. Cliccando ce l'ho disposta per terra. A questo punto esco dalla modalità build, ce l'ho lì vicina. Le poltrone, vedete che quando io clicco su un oggetto di questo tipo, spesso mi compare questo marker blu. Il marker blu vuol dire che io posso cliccare l'oggetto e se lo clicco succede qualcosa. Nel caso di una poltrona, cliccandola si produce, vedete, l'animazione. Adesso non la sta facendo benissimo perché forse deve ancora caricare. Ah no, probabilmente non ce l'ha proprio l'animazione. L'animazione è fatta male. Ci si siede, non ci si siede. Quindi è una poltrona che non è fatta benissimo. Quindi andiamo magari a vedere se c'è qualche altra poltrona. Quindi facciamo B. Prendiamo un divano. Prendiamo il divano, lo clicco e poi muovo il mouse. Ok, B per uscire. Vedete che anche qua c'è. Ecco, vedete, qui abbiamo
un'animazione un pochino più fatta meglio. Qui l'animazione, quando se io mi muovo, vedete, mi alzo, basta che tocco le freccine e quindi posso uscire dall'animazione. Quindi qui posso o costruirmi attorno la casa con le tecniche di build che abbiamo visto le volte prima, posso disporre gli oggetti che sono lì dentro, posso addirittura andare sul marketplace a vedere se c'è qualche cosa con cui arredare. Quindi come facciamo per andare sul marketplace? Facciamo M e qui possiamo cercare delle cose, per esempio free, 206 cose ce ne sono. E ad esempio possiamo vedere che c'è una casa. Proviamo a vedere se riusciamo a trovare home. Qui c'è una starter home. Oh, nice home, tutte a zero. Insomma, ci sono un po' di cose. Proviamo a prendere la nice home, questa qua. Ok, vedete che qui ci sono le proprietà, qui c'è scritto ad esempio che non è modificabile, non si può rivendere e quindi è come fosse senza permessi. Quindi la posso solo mettere, non la posso modificare. Quindi se io faccio buy now, la compro, faccio ok, acquisto completato, chiudo. Perfetto. Allora adesso per vederla, come faccio per vederla? Due modi. O posso vederla da B. B, vedete che mi è comparsa una cartella. Nice home, la apro, clicco e poi la posso provare a arrezzare. Ok? A questo punto faccio B, esco e cos'è successo? Che abbiamo... No, qui siamo dove c'è una finestra. Ok. Quindi sono riuscito a arrezzare questa piccola casetta dove ci sono delle finestrelle. Beh, è proprio un po' rozzina, comunque è sempre qualcosa. Manca il tetto. Riuscire a navigare è totalmente stretta che... Ah, ecco, solo una cosa, se qui vi trovate in difficoltà a navigare, potete sempre usare il doppio clic che produce una specie di teleport. Però aspetta, ah, qui non l'avevo realizzata bene. Quindi noi possiamo... Vabbè, comunque questo qui è quanto per arrezzare gli oggetti. Poi se io faccio edit di questo tipo di oggetti, vedete che la posso muovere, ma se io cerco di fare la scale, no, in realtà la scale di questo oggetto me la lascia fare, quindi è perfino meglio, diciamo, di Second Life, dove se è non modificabile, è proprio non modificabile. Però se io vado nell'oggetto, che è questo, e poi provo a cercare, come vedrete che si possono cambiare delle cose, tipo il nome, ecco, vedete il nome, non lo posso cambiare, ecco qui, questa è la scomodità, che non si può fare praticamente niente. Quindi è meglio avere poi qualche cosa che sia invece, che sia full permission, in modo tale da poterci operare sopra. Ah, una cosa che non so se avete notato, qua una volta che io mi sono registrato, sono certificato, è comparsa una linguetta Builders. Questa Builders, se la clicco, posso parlare con, e poi la clicco due volte, mi si amplia e qui posso vedere tutti i Builders, cioè tutti quelli che si sono certificati, quindi possono fare il build, collegati, quindi posso vedere quanta gente c'è, 14 utenti. A questo punto posso chiacchierare. Vedete qua nel gruppo Builders e posso mandare un saluto oppure posso cliccare e a questo punto posso vedere View Channel Details, posso vedere chi è collegato. Queste sono tutte persone che sono collegate e queste persone, se penso che mi possono interessare, queste sono io,
Posso cliccare su una di queste persone, posso vedere più o meno chi è questa persona, vedere, chattarci privatamente, posso fare friend, definirla come friend, l'altro può anche, cioè in realtà lo sa che io l'ho messo come friend, ma non può opporsi. E posso fare ignore se per caso non lo voglio sentire, report se ha fatto qualcosa di male, e qui posso vedere l'avlio, i posti dove questa persona ha una casa, e quindi posso, vedete, ho diverse possibilità di lavoro. Quindi abbiamo visto che possiamo, abbiamo visto un po' come navigare, non abbiamo visto prima. Qui aggiungiamo che, tiriamo giù questo, che oltre alla navigazione fatta così, io posso anche vedere, dunque, le cose che mi sono piaciute, come si fa a far piacere un'isola. Basta che quando si è nell'isola, quindi ad esempio, no, supponiamo di navigare su un'isola, navigation, andiamo in una di quelle featured, ad esempio, antico Egizio, base lunare. Andiamo in base lunare e vedete che ci sono 23 persone a cui è piaciuta la base lunare. Faccio go e mi teletrasporto nella base lunare. Vedete che ci sono un po' di oggetti in questa base lunare, quindi ci impiego un attimo. Eccoci nella base lunare, vedete che tra l'altro rispetto all'ultima volta che sono arrivato l'hanno aggiunto un po' di cose, ci sono questa specie di alieno che fa le animazioni, interessante. Ah, mi ricordo che la prima volta che sono venuto in questa base lunare poi c'era. Allora, scusate, dunque qui c'era anche uno specchio. Ci sono, insomma, è bellina questo posto qua. Comunque, supponiamo che questo posto mi piaccia. Quindi, nel momento in cui dico che questo posto mi piace, come faccio per dirgli che mi piace? Devo semplicemente avere sempre la selezione di posti, quindi navigation. Quindi, io posso vedere anche personal, moon base alfa. Vedete dove sono io adesso? Clicco sulla moon base alfa e poi posso cliccare sulla stellina. E vedi che si diventa 24 persone che gli hanno fatto il like. Quindi questo è la cosa fondamentale per mettere i like. Poi andiamo avanti sulle altre cose che non mi hanno fatto vedere. Quindi contacts sono tutti gli amici, tutte le persone che eventualmente, se miei amici che posso dire di conoscere. Quindi i contatti posso gestire un po' le amicizie. Setting, questo può essere interessante perché posso specificare la qualità dell'immagine. Quindi se io qui invece di custom, che cioè io gli metto low, vado decisamente più veloce, vedete, però la qualità delle cose che vedo è decisamente più bassa. Ma si è sorpreso. Cioè, quindi vedete che si vede peggio come funziona, quindi direi che è meglio mettere un'opzione un pochino. Io metterei tipo ultra o high. Mettiamo high. Alto. Ok, quindi qua. A questo punto vedete che si vede benino e qui ci sono tutte le varie opzioni. Se volete cambiare una di queste opzioni sotto, dovete mettere però,
la modalità custom. La modalità custom è quella che vi permette poi di modificare tutti questi parametri. Quindi avete visto più o meno le cose. Qui tutorials 2 sono altri due tutorials che posso fare. Quindi qui vi fa vedere come si fanno le outfit e le foto, come si fa la navigazione. Un po' ve l'ho spiegato adesso. Camera, questo permette di fare delle foto all'ambiente. Quindi se volete bloggare, ad esempio, potete visualizzare un qualche cosa e poi scattate una foto, questa, e poi questa foto potete salvarvela e vi entra nell'inventory. In questo modo potete fare un po' di blog di quello che vedete. Interessante. Allora, quindi questo per la camera, eccola fatta, si può aggiungere al Facebook oppure nelle foto che avete registrato, questa è l'unica foto. Potete anche andare dove sono stata registrata. Activity fa vedere l'attività dei vostri amici, tipicamente, se non ne avete. Market è il marketplace che avete visto. Cloud Bank è dove si possono comprare le monete virtuali se volete comprare. E diciamo help, qui vi fa vedere un po' dove andarvi a prendere i forum, wiki, tutorial e via discorrendo. Sulla navigation, dicevamo prima, feature sono le cose che loro ritengono di settimana in settimana più interessanti da vedere. Vi ho detto personal su queste, your likes, dove io ho messo, voi avete messo i vostri like. Search potete cercare per nome, potete cercare dove sono i vostri amici. Active sono tutte le sim dove c'è tanta gente, quindi vedete che in questo momento il posto più ricercato è Studio J. Costoso e qui vi fa vedere le persone presenti. Se poi volete invece andare a comprarvi qualcosa, potete andare in Real Estate e qui ci potete comprare mette in vendita, ci sono delle cose da comprare. Quindi se voi andate ad esempio in qua in Green Count, Public Area, no, direi di no, quindi sono Private Island, Deluxe Island. Private Island, se volete poi comprarvela, quindi andate in questo posto, For Sale, quindi vi spostate nell'isola in vendita. E qui in teoria, cliccando, si può acquistare, diciamo affittare l'isola per 14 dollari, che sono 300 cc, che però devono essere acquistati separatamente. Direi che per aver fatto un giro, diciamo, di tutte le funzioni di base, mi sembra che ci siamo. Quindi arrivederci al prossimo.